Roberto Saviano torna a Napoli a parlare ai ragazzi della città, a discutere di Baby Boss e di Ius Soli, di Migranti e San Gennaro. C'è folla al Modernissimo per la presentazione del suo ultimo libro, Bacio Feroce, quasi un seguito della Paranza dei Bambini, che ha messo in luce quelle vite senza speranza nel centro antico della città, dove ormai la guerra tra i clan per il traffico di droga la giocano questi boss giovanissimi che hanno l'ossessione del denaro, dice Saviano, che ammette bisogna avere il coraggio di dire che in certe condizioni non esiste redenzione. Io porto avanti questa scelta, cioè di non avere paura di dire che non c'è redenzione. In che misura? Nella misura in cui la redenzione può avvenire non solo con uno sforzo morale, individuale o locale, figuriamoci. La redenzione può avvenire solo quando l'intera Europa, gli Stati Uniti d'Europa, iniziano a modificare, e qui mi ricollego al dibattito, alla riflessione sulla corruzione, le regole economiche. La Spagna a Andorra, l'Italia a San Marino, la Francia a Lussemburgo, la Germania a Liechtenstein, tutti hanno la Svizzera e il mondo a Londra. Questo elenco l'ho fatto laddove si nascondono i soldi. La Paranza dei bambini dai 10 ai 18 anni, i loro soldi sono finiti nel circuito, e abbiamo le prove, nel circuito internazionale del riciclaggio. Questo ha dimostrato la Procura Antimafia di Napoli. Questo cosa significa? Che il segmento più piccolo, anche solo di periferia, anche se è una periferia nel cuore del centro storico di Napoli, va a rimpinzare i soldi del riciclaggio. Saviano parla anche dello Ius Soli e del dramma dei migranti, temi che dividono e sui quali lo scrittore prende una posizione netta. È una barbarie tutta italiana ed è un imbroglio far credere che il problema dello Ius Soli sia legato al dramma degli sbarchi. Sì, è la battaglia che sto seguendo anche presentando il libro attraverso ragazzi italiani ma senza cittadinanza, perché nati da genitori stranieri. Questa barbarie tipicamente italiana l'ho voluta sottolineare in questo modo, cioè non semplicemente usando i loro corpi come testimonianza di un diritto non avuto, ma mostrando il loro talento. Quindi in libreria, no, li ho portati, il luogo simbolo della cultura, ad analizzare, a dibattere di letteratura, a discutere di stile, mostrando che stiamo perdendo 1.200.000 ragazzi, 800.000 minori per questa barbarie, l'assenza di legge, tutto fatto per un imbroglio. L'imbroglio è far credere che questa legge c'entri con gli sbarchi, con l'occupazione. Pensate che fesserie, non c'è alcuna occupazione in Europa, oltre il 93% del continente europeo è abitato da autoctoni, quindi siamo ben lontani da qualsiasi forma di occupazione. Però queste balle servono perché? Perché spiegano tutto con un'immensa facilità. Quanto è complesso spiegare la disoccupazione meridionale? Da dove si parte? Quante ore ho a disposizione? Quanto è complesso dover raccontare la crisi economica, dover raccontare il riciclaggio, dover raccontare perché le mafie saccheggiano il sud e investono al nord? Quanto è più facile dire non c'è lavoro, ci sono immigrati, ci stanno rovinando le piazze, ci guardano le donne, non pagano il biglietto sui treni, alle fermate dei bus ormai è impossibile stare tranquilli. Quanto è più facile? Quanto è più complesso dover dire, per esempio, sì, ma guarda i marocchini alla stazione, usano sempre marocchini o tunisini, che spacciano. Io devo raccontare che la totalità, cioè il 100% dell'attività criminale sul territorio è gestita dalla mafia italiana. Quindi gli dovrei raccontare che quei magrebini che spacciano, ovviamente c'è un segmento che fa crimine, e lavorano per organizzazioni italiane, che quindi prima non ti eri grizzelato, infastidito o ribellato a questo, e te lo stai facendo ora. Insomma, è facile per la politica italiana, da destra a sinistra, completamente bloccata dall'impossibilità di narrare, anche perché si era raccontato di un paese che stava migliorando. Io stesso ero stato dato del gufo, definito gufo, definito lamentoso quando parlavo di un sud continuamente ignorato. Ebbene, quanto è facile da poter dare la colpa e trovare il capo espiatore? Il capo espiatore è il migrante. Poi è facile, lo becchi, no? Il colore, la religione, no? È facile. Anche scenograficamente. Sì, è molto facile. Quindi messaggi come questi mi riappacificano.
Roberto Saviano si confronta con i ragazzi anche sui temi di attualità, ironizza sulla minaccia di Salvini che gli vuole togliere la scorta, non è certo un titolo di merito averla, dice, e guarda lo scontro politico che si è aperto nel centrosinistra con un certo distacco, ma non può fare a meno di affondare i colpi quando gli chiedono del ritorno sulla scena politica di Berlusconi, ripartito proprio dalla Campania. Gli sembra davvero fantapolitica. Berlusconi ha drammaticamente un ruolo centrale, quello del salvatore della democrazia, che attraverso un accordo con il PD potrebbe evitare il governo 5 Stelle Lega. Non ci posso credere, sembra fantapolitica. Se ce l'avessero raccontato soltanto 3 anni fa avremmo detto: ma che fossaria, il solito rimestatore di guai. E invece sta accadendo davvero, e le responsabilità enormi di una sinistra che secondo me ha raccontato un paese che non esisteva, un paese che non è vero che stava andando verso l'emancipazione dalle proprie contraddizioni, e guarda caso Berlusconi parte da sud, cioè la parte del paese più trascurata e drammaticamente costretta negli anni passati a essere considerata lamentosa. E invece il problema è sempre il solito, quello che il vecchio Mazzini diceva: l'Italia sarà quello che sarà il mezzogiorno. Raccontare la verità ti mette sempre in pericolo. A margine della presentazione del suo ultimo libro arriva la tragica notizia da Malta della cronista uccisa da un'autobomba. Lei indagava sui soldi sporchi di Malta, quell'isola, denuncia Saviano, è il crocevia del riciclaggio internazionale. La notizia è drammatica perché Malta in questo momento è un crocevia reale di riciclaggio. Le due isole sono la Gran Bretagna e Malta, che hanno una connessione enorme. Malta, Gibilterra, Londra sono le grandi porte attraverso cui sta entrando il denaro in Europa. Non gira più per le isole caraibiche e per Panama. D'altronde Panama Papers sembrerebbe essere la vendetta di Panama contro chi stava spostando i capitali in Inghilterra e a Malta. Proprio questa sicurezza ha reso, poi si capirà bene perché non ho informazioni su questo, ha reso pericoloso il lavoro dei giornalisti che hanno toccato questi file. La corruzione è ovviamente il grande alleato della criminalità organizzata quando deve rendere legali i soldi illegali. La triangolazione è molto semplice, cioè costruire società all'estero, riempirle di denaro, comprare delle proprietà in Italia e poi vendere alle società estere, che in realtà sono dello stesso proprietario, queste proprietà. È una triangolazione tipica attraverso cui fare entrare il denaro in Italia. La corruzione è in assoluto un elemento fondante del DNA del nostro paese. Saviano non perde l'ironia, anche se sa di essere uno scrittore, come dire, scomodo, che non è amato da tutti. Ma dal suo cuore viene fuori la sua napoletanità quando parla di San Gennaro e con una buona dose di sarcasmo ricorda alla platea che San Gennaro può essere considerato il protettore di tutti gli emigranti. San Gennaro, e questo forse vale la pena raccontarlo brevissimamente, San Gennaro è in realtà il protettore solo dei napoletani in Italia, tant'è vero che un non napoletano, basta dire che tu sia di Ercolano, non gli puoi chiedere la grazia. San Gennaro è solo dei napoletani, e tant'è vero che tutte le eruzioni del vulcano lui protegge solo Napoli, non la provincia. E quando tolsero San Gennaro, proposero di togliere San Gennaro dal calendario, degradandolo, questa storia, a santo locale, quindi non dal calendario, il famoso scritta di fronte al Duomo, San Gennaro fut den, era chiara per dire ormai sei un santo nostro. Però San Gennaro, e chiudo, è il santo protettore di tutti gli emigranti italiani nel mondo. Perché? Perché l'emigrazione è emorragia, è lui che fa rinascere il sangue, quindi fa rinascere la vita, protegge questa emorragia, cerca di tenerla unita e vicina. E quindi, diciamo, da emigrante quale sono diventato, in realtà è diventato il santo e protegge pure a me.